Buongiorno a tutti. Oggi è martedì 28 luglio e parliamo di analisi ciclica evoluta su FTSE MIB e su DAX. Innanzitutto vorrei fare una premessa. Ricordiamoci che da ora in avanti, più ci avviciniamo ad agosto e più avremo volumi molto sottili. Quindi sarà sempre più difficile riuscire a fare trading e valuteremo piano piano nel tempo se avrà senso proseguire piuttosto che fermarsi. Anche perché per tutti si avvicina la pausa estiva e quindi è importante sapere che bisogna prendersi una pausa. Il mercato si fa più aggressivo perché se ci sono meno volumi è possibile spostarlo da una parte o dall'altra con molto meno sforzo e quindi molto meno soldi. Fatta questa debita premessa, siamo arrivati al sesto T-3 del secondo T settimanale del bisettimanale partito in precedenza. E l'abbiamo identificato nonostante questa lateralità per il fatto che siamo andati oltre l'undicesimo T-3. Siamo arrivati al dodicesimo e stiamo andando a fare il tredicesimo. Vi faccio inoltre notare che dopo il death cross, che ha portato appunto, anzi, che ha continuato a dare lateralità e ha provato a spingere verso il basso, abbiamo avuto questo minimo a 12.811 e questo a 12.812 di un tick di distanza e successivamente stiamo provando a uncinare verso l'alto. Qui ci avevamo già provato, qui no, attenzione perché se si parte a uncinare partirà anche un nuovo T-3 che si staccherà dalla precedente struttura che farà partire probabilmente raccordi e lingua a parte, un nuovo T settimanale, quindi ci sarà spinta verso l'alto. Ieri abbiamo provato a superare e l'abbiamo fatto con 1, 2, 3 candele, la media mobile a 50 periodi. Abbiamo bucato il livello inferiore dell'Akumo, poi però abbiamo chiuso sotto. È importante andare sopra questo livello a 12.911. Importantissimo. Se non andremo a violare appunto questo swing, questo è a 908, io l'ho messo leggermente più in alto, non avremo una prosecuzione di rialzo. Per cui vogliamo far partire il nostro T, prima violazione dei 908, successivamente violazione dei 935. A quel punto i target sarebbero facili perché proveremo ad andare prima verso il livello superiore dell'Akumo, successivamente la media mobile a 200 e successivamente andremo a chiudere il gap down che ci siamo trovati davanti appunto durante questa giornata. Questo per quanto riguarda il DAX. Vi faccio vedere anche un'altra cosa. Qui è sceso molto rapidamente il VIX. Indice della paura. Abbiamo avuto veramente, come vi avevo fatto vedere con l'ultima divergenza ribassista, una pesante discesa, ok? Perché siamo passati dai, abbiamo fatto un picco a 28 e siamo a 24, quindi abbiamo perso ben 4 punti. E bisogna vedere se a questo punto la nostra divergenza rialzista, che in questo momento c'è, proverà a farci salire. Ma vediamo, perché come al solito io le lascio segnate in modo che possano rimanere lì per la prossima analisi e vedere che cosa è successo. Altra cosa, andiamo a vederci il DAX a livello di indice giornaliero, di candele giornaliere. Qui siamo arrivati alla durata minima di un T più 1. Abbiamo fatto un 6 più 6, qui abbiamo appunto avuto una chiusura di un tick inferiore, ma sul quinto T-3, poi abbiamo fatto quel 12 che vi ho fatto notare, importantissimo. In questo caso l'inverso, che cosa ci dice? 1, 2, 3, gap down e fuga, 4, 5 candele. Già a rialzo l'inverso di basso l'indice,
sarebbe ora di valutare eventualmente uno storno di inverso per andare a chiudere perlomeno un T-1, persino qualche cosina di più. E teniamo conto che qui invece non siamo in death cross, ma siamo entrati da poco tempo, da 2 giorni in Golden Cross. Golden Cross su questo time frame giornaliero. Ok? Per quanto riguarda invece il FTSE MIB, abbiamo che la situazione è leggermente differente, ovvero qui abbiamo una vera chiusura di sesto T-3, con un minimo non di un tick superiore, ma di qualche tick inferiore rispetto ai precedenti, durato 23 barre invece che minimo 24, ma poi c'è stato un raccordo e poi solo dopo la partenza di nuovo T-3. Partenza data sia dal tempo che dalla violazione dello swing e fermatasi esattamente sulla media mobile a 50 periodi. Adesso bisogna vedere che cosa hanno voglia di fare, se hanno voglia di spingere anche in questo caso verso l'alto. Abbiamo peraltro che i future tedeschi sono a più 41 punti, italiani sono solo a più 5 punti, una cosa che è di nuovo un po' particolare come cosa, perché mediamente l'italiano vale il doppio dei future tedeschi, in questo caso vale un decimo circa, quindi sarà interessante vedere che cosa succederà, ma qui c'è tutto il tempo per eventualmente fare una chiusura di T-5 piuttosto che più avanti di T-4, perché siamo arrivati comunque a 2 ore, quindi chiusura di T-5 e poi ripartenza appunto verso l'alto. Se bucheremo prima la media mobile a 200 periodi, poi il livello inferiore dell'Akumo, avremo come target il livello superiore dell'Akumo, successivamente, esattamente come dall'altra parte, media mobile a 200 e chiusura appunto del gap down che c'è stato in questa giornata qui. Per cui, queste sono le indicazioni di massima. Peraltro, come vi avevo fatto vedere, qui ci sarebbe un po' risicata una chiusura di un T-1. Qui inizia già a essere più interessante una chiusura di un T-1, perché qui abbiamo effettivamente 13 barre, quindi 3 e un quarto e una chiusura di T-1, ma vediamo se ci sarà un po' di prosecuzione ed eventualmente anche se andrà anche in chiusura del nostro T inverso. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una splendida giornata, la mia lo sarà sicuramente perché ho già deciso così.